letture di oggi affrontano una questione importantissima dal punto di vista educativo che riguarda il modo con cui ciascuno di noi si rapporta con il proprio stile di vita, con quella che potremmo chiamare, con un termine che ormai sembra un po' desueto, la nostra opzione fondamentale. La prima lettura del profeta Amos se la prende con gli spensierati di Sion, no? Guai agli spensierati di Sion che si considerano sicuri, distesi su letti d'avorio, sdraiati sui divani, mangiano agnelli, vitelli, la qualunque, canterellano sull'arpa, bevono vino in larghe coppe, mamma mia, sti dissoluti che pensano solo a divertirsi. E il Vangelo prosegue sulla stessa linea, potremmo dire, con la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro, le cui sorti si invertono dopo la morte, evidentemente. Quindi sono due messaggi veramente potenti. Nella prima lettura si dice guai a quelli che si comportano in un certo modo, nella seconda lettura nel Vangelo si fa toccare con mano di quali guai si tratti. Vorrei soffermarmi, per la suggestione pedagogica da valorizzare oggi, sulla seconda lettura, la lettera di Paolo a Timoteo. Perché la seconda lettura, la lettera di Paolo a Timoteo, è proprio un messaggio educativo diretto, chiaro, lucido e ben costruito. Leggiamolo assieme perché ha da dirci molto anche sul metodo, sullo stile di un educatore che si prende cura di questa questione importantissima, cioè dell'opzione fondamentale, della scelta di vita, della postura generale delle persone che ci sono affidate nei confronti dell'esistenza intera. Tu, uomo di Dio, evita queste cose, quelle di cui abbiamo appena parlato. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, che non è un possesso sicuro, è una battaglia, bisogna combatterla, vincerla, dentro se stessi soprattutto. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua professione di fede davanti a molti testimoni, quindi sii coerente con te stesso. Se scegli uno stile di vita, una linea di vita che per il credente ovviamente riguarda la professione di fede, a quel punto quella è la linea che hai scelto, quello sarà il tuo stile di vita, quella sarà la tua postura esistenziale complessiva. Questo vale per il credente, per chi fa una scelta di fede, ma vale per chiunque, perché ogni persona che ci è affidata dal punto di vista educativo può essere richiamata alla coerenza rispetto al proprio progetto di vita. Prima di tutto bisogna che abbia un progetto di vita, che ci sia un'opzione fondamentale, una scelta di fondo, e quindi un progetto di vita. E questo è un compito dell'educatore, far sì che le persone che gli sono affidate abbiano un progetto di vita. Ma una volta che uno ha un progetto di vita, il progetto di vita non sta alla superaria da qualche parte lontano, ma deve diventare carne e sangue delle persone. Ecco allora Paolo nella concretezza dell'esortazione. Davanti a Dio che dà vita eterna a tutte le cose, a Gesù Cristo che ha dato la sua bella testimonianza, davanti a Ponzio Pilato ti ordino di conservare senza macchia, in modo irreprensibile, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, eccetera. Quindi quest'idea che l'educatore non solo cerca di persuadere, ma a un certo punto agisce con autorità. Ti ordino di mantenerti irreprensibile senza macchia. È una responsabilità quella dell'educatore, una responsabilità delicata rispetto alla quale non ci possiamo sottrarre. L'educatore esercita una autorità responsabile.